Volgiamo quasi al termine di questa meravigliosa seconda giornata del TCG 2013 che ci ha visto letteralmente protagonisti. Siamo qui con uno dei partner veramente importanti di Hotel Volver, il CEO di Activa, Maurizio Manzoni, a cui vogliamo chiedere una cosa molto particolare, perché spesso i concetti legati alla manutenzione sono un po' banalizzati, sembra che tutti sappiano cosa significa manutenzione, ma in realtà non è così, vero Maurizio? La manutenzione in effetti è un termine molto complesso che richiude strategie diverse che però sostanzialmente si contemplano, si coordinano le une con le altre. Manutenzione, qui sono quindi strategie che possono passare dal cosiddetto presidio di manutenzione, quindi la gestione attraverso personale qualificato, tutte quelle che sono le operazioni di manutenzione ordinaria, fino ad arrivare alle operazioni di manutenzione straordinaria, agli adeguamenti normativi, all'innovazione dal punto di vista tecnologico e soprattutto anche dei concetti, delle strategie di manutenzione che si applicano alla vetustà dell'edificio, perché è praticamente impensabile proporre gli stessi piani di manutenzione per un edificio nuova costruzione con uno che probabilmente ha degli impianti che sono ormai al limite della loro durata di vita e che quindi richiedono da una parte degli interventi per mantenere le caratteristiche prestazionali degli impianti e dall'altra parte evitare inutili spese su appunto impianti, componenti di impianti che ormai stanno raggiungendo la loro durata di vita, per i quali poi va prevista appunto la riparazione, la sostituzione, probabilmente anche con tecnologie innovative. Ma che cosa significa organizzare, coordinare, programmare un intervento di manutenzione? Non è un semplice intervento spot, naturalmente, e non significa nemmeno, in via del tutto riduttiva, cambiare una semplice lampadina. Qui significa allungare la vita di una struttura, letteralmente. Innanzitutto va detto che una delle strategie di manutenzione è la cosiddetta manutenzione a guasto, cioè l'intervento quando si verifica il guasto, che però per la struttura alberghiera è praticamente inopportuno, perché il guasto viene letto dall'ospite come un inconveniente, come un'incuria, come una mancanza di manutenzione. La manutenzione è soprattutto preventiva, quindi tende a prevenire questo aspetto che poi, come sappiamo, diminuisce, svilisce quello che è il concetto di qualità dell'albergo. Noi sappiamo che tu qui al TTG 2013 hai presentato con Hotel Volver questo nuovo servizio anche di analisi della struttura alberghiera per intervenire poi ottimizzare, se vogliamo, i consumi, i costi, quindi intervenire direttamente sul portafoglio. Sì, l'importante non è tanto di offrire un insieme di interventi che possono passare dalla fornitura di energia elettrica all'installazione di nuove tecnologie, ma soprattutto quello di misurare quello che è il reale risparmio energetico. Quindi noi siamo in grado, attraverso dei software specifici, di fare una fotografia di quello che è il consumo energetico prima del nostro intervento e di restituire poi su un periodo breve o medio quello che è il reale risparmio, monetizzandolo e quindi dando sostanzialmente un'idea precisa di quello che è in effetti appunto il risparmio dal punto di vista energetico. Oggi di fatto un intervento del genere significa un intervento che si ripaga da solo nel tempo, nel breve e medio periodo. Assolutamente sì, è una scommessa che noi prendiamo con i nostri clienti e cioè quello di dimostrare il reale risparmio energetico appena, se vogliamo, sostanzialmente anche su richiesta appunto per un'insoddisfazione o comunque il non raggiungimento degli obiettivi, pena anche la rescissione dal punto di vista contrattuale, quindi qualcosa che mette al riparo l'albergatore da quelle che possono essere delle promesse che poi non si concretizzano. Quindi una filosofia anche di etica, responsabilità e trasparenza molto spiccata quella di Activa che tu presenti oggi qui al TTG. E un'ultima domanda ti volevo fare, Maurizio. Invia un messaggio ai tuoi clienti e a quelli che ancora non sono tuoi clienti.
un messaggio legato proprio a questi temi che sono sempre molto, molto delicati e che forse ancora non si è ben inteso che sono temi altamente strategici. L'albergatore in effetti sa qual è l'incidenza del costo della manutenzione o della mancata manutenzione. Quello che è sostanzialmente l'aspetto innovativo è quello di proporre un servizio di manutenzione responsabile, qualificato, nel senso che forniamo oltre al manutentore, siamo anche in grado di assorbire il personale, quindi lavorare con una manutenzione in una formula di outsourcing, ma fornendo dei livelli di competenze superiori che vanno dal preposto, quindi da un responsabile in loco a un responsabile di area, a un direttore tecnico e a progettisti che sono appunto in grado non solo di programmare una corretta manutenzione, ma anche quella di proporre sistemi innovativi che, come abbiamo detto, stiano al passo coi tempi. Bene, noi ringraziamo Maurizio, ci ha fatto una bellissima panoramica su quello che è un argomento che tutti pensano di conoscere, ma che in realtà nasconde veramente delle trame assolutamente molto articolate. Grazie Maurizio, ci vediamo prestissimo naturalmente, e forse anche al TTG del 2014, chissà. Grazie a voi. Grazie.